Immaginate un'isola meravigliosa posta nel cuore dell'Oceano Pacifico e circondata da 1600 km di barriera corallina, acque turchesi, finissime spiagge bianche ed una natura rigogliosa. Siamo in Nuova Caledonia, uno dei tanti territori d'oltremare francese, situata agli esatti antipodi del nostro paese e distante da noi quasi 30 ore di volo. Patria millenaria dei Kanak, uno dei leggendari popoli melanesiani, quest'isola, situata a cavallo di Australia, Nuova Zelanda e isole Fiji, rappresenta davvero una delle ultime mete per il turismo, un autentico paradiso da vivere e da scoprire. Dalla straordinaria architettura del centro Tijabù, firmato da Renzo Piano, ai solitari villaggi di pescatori dell'estremo nord, la Nuova Caledonia affascina ed incanta. Ma è a pochi chilometri dal piccolo centro di Vo che la natura sprigiona la sua grande forza, mostrandoci il simbolo più bello del mondo, un autentico cuore intagliato in una fittissima foresta di mangrovie. Dalla capitale Nomea a Puom, la strada è bellissima e la nostra Honda CBR 900R divora centinaia di chilometri, dilettandosi in pieghe da pura adrenalina in un asfalto quasi da circuito. Poi le cose cambiano ed i luoghi pure, e noi torniamo ad immergerci nei ritmi tribali scanditi da quei Kanak che abitano le solitarie valli dello Hiengen. Lasciamo il nord con qualche rimpianto per rientrare nelle città e scoprire che il genio italiano è giunto fin qua giù. Dino Sacilotto e il suo campo da golf con centro equitazione, Alfio Zuccato con i suoi 6 hotel, di cui uno edificato su di un'isoletta privata, e Renato Antoniazza, che porta a spasso turisti su di uno yacht attrezzato per pesca d'altura. Anche noi nel nostro piccolo veniamo trattati con ogni riguardo, mangiando aragoste e ostriche ogni sera e dormendo in resorts da 700 euro a notte, a persona naturalmente. Ma la Nuova Caledonia continua a sorprenderci e sarà la straordinaria barriera corallina che avvolge il faro Amedeo, la quiete silenziosa dell'isola dei Pini, uno dei luoghi più belli e incantevoli del nostro pianeta, a trasportarci in un'altra dimensione. Pensavamo che le sorprese fossero terminate qui, ma sarà la seducente bellezza di Lifu, del suo mare e delle sue coste frastagliate, dei suoi antichi retaggi culturali, a darci l'ultimo saluto.